ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Prodotti al supermercato, perché siamo andati all'Ocean in missione. Abbiamo fatto il video vlog. Sì, è vero. Sul secondo canale, il nostro canale di cucina e non solo. Tanti video vlog e consigli per stare in forma. E abbiamo fatto di recente il video vlog. Poi è stato un po' un casino quel video. Sì, è vero. L'abbiamo fatto a volo con l'iPhone. Con l'iPhone, quindi non è venuto tanto bene. Ci scusiamo, insomma, se non è stato qualitativamente ottimale. Però in quel video vi abbiamo detto anche le cose che non vanno bene. Tante cose, tanti consigli. Quindi guardatelo perché è veramente utile. Queste cose dell'Ocean si trovano anche in altri supermercati. Sì, è vero. L'Ocean, diciamo che è uno degli ipermercati più forniti secondo noi, almeno qua da noi. Sì. A Napoli c'è veramente un grandissimo reparto, da come potete vedere appunto in quel video, che casomai ve lo linko qua in sovraimpressione, così ci cliccate sopra e lo vedete. Grandissimo reparto di tutti i prodotti biologici, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Adesso noi faremo vedere delle cose. Pensiamo che dividiamo il video in due, perché veramente sono tante cose che abbiamo comprato. C'è tanto da dire, perché ho detto molto fornito, merita. Noi spendiamo molti soldi all'Ocean, è uno dei nostri, anche mia mamma ci paga, anche loro. Neanche l'Ocean ci paga, ahimè, neanche noi. Non è una televendita, no. Siamo noi che vi mostriamo cosa abbiamo acquistato. Lo facciamo, insomma, perché ci piace, appunto, sapete, il mondo del bio, ci piace diffondere non solo cosmetici buoni, ma anche cibo buono. E noi siamo proprio così nella nostra vita di tutti i giorni. Anche mia mamma, per esempio, è una persona che fa una spesa con molta consapevolezza, anche lei ha imparato, quindi va negli ipermercati, compra prodotti selezionati, di qualità, buoni. Ovviamente abbiamo sempre un particolare occhio, attenzione per il risparmio, ecco perché faccio vedere queste cose. Ovviamente piuttosto che andare a Natura Sì, noi non abbiamo mai fatto un video su Natura Sì, come avete o altri visto, negozi biologici che sono cari, ma sempre tendiamo sempre a indirizzare le persone verso il supermercato. E guardate che sono stesso le grandi aziende, anche gli ipermercati eccetera, che rendendosi conto che si sta diffondendo questa richiesta di prodotti naturali e biologici, cercano anche di farne sempre più prodotti e di abbassare i prezzi. Quindi sono proprio aumentati i reparti biologici. Sì. Quindi ragazze, proseguiamo a diffondere tutto questo, che veramente E dopo questa piccola premessa siamo pronti per iniziare. Da cosa iniziamo? La cosa più golosa è questa. Sì, ragazze, sono dei tortini di farro al cioccolato. Questi troppo ci sono anche buoni, a limoni, e sono proprio buonissimi perché non hanno olio di palma, non hanno zucchero. Sono proprio leggeri, a me piacciono un sacco perché non sembra che sono light, leggeri, sono proprio buoni, sono golosi. Poi sono imbustati ognuno, vedete? Poi quello è l'ultimo, ragazzi, poi finito. Sì, perché ovviamente sono finite, ne escono 4 dentro, non tantissimi, e sono molto buoni. Sì, sono buoni, contengono zucchero di canna invece dello zucchero di bianco, poi contengono uova, cioccolato, farina di frumento, farina di quadro. Non sono vegani, perché ci sono anche vegani. Le uova. E poi invece dell'olio di palma c'è l'olio di girasole. Cosa importante, tutti i prodotti che facciamo vedere sono senza burro, senza olio di palma, senza grassi idrogenati, quindi sono ottimi. E questi sono anche abbastanza leggeri, non hanno tante calorie. Poi se li volete ancora più leggeri ci sono quelli al limone. Al limone penso che ci sia qualche caloria in meno. Sì. Voi come al solito, noi come sapete guardiamo tutto l'insieme di un prodotto, di un profilo nutrizionale, non solo le calorie. Non solo le calorie, quindi posso assicurare che questo qua è un prodotto veramente sano. E buono. E leggero. Ottimo per una colazione, una merenda sana. Proseguiamo. Colazione, cosa beviamo sopra? Noi beviamo questo qua, bevanda a base di soia biologica con calcio, non ha zuccheri aggiunti, cosa che noi siamo molto attenti a. Molti sono a base di zucchero, non è vero, tanti. Questo invece c'ha solo acqua, soia, poi c'ha succo di mela, e quindi tranquillamente è un prodotto naturale. Ha un sapore molto buono. Sarà questo succo di mela che dolcifica e lo rende, vero? Sì. Più buono. Più dolce. Non senti proprio il sapore della soia. È vero, no? Molto buono, ok. Ah, poi questo è il tuo preferito, anche il mio. Questa è la bevanda a base di cocco dell'Alpro. Non è proprio latte di cocco, quindi è una versione più light, leggera. Io lo chiamo latte di cocco. Ma non è latte di cocco. Comunque è un latte, però da distinguere, perché io questo qua l'ho mostrato anche nel video del frullato che vi ho fatto, quello la light, vi ricordate?
interessante. Con il cocco, appunto, sul secondo canale. E lei, infatti, alcune persone dissero che era molto calorico. Latte di cocco. E io spiegai, appunto, sul blog questa cosa, che questo qua non è come il latte di cocco, quello là nella lattina, che quello è grasso, perché quello è denso ed è proprio il latte di cocco. Questa è una bevanda a base infatti, di cocco. Infatti, ragazzi, negli ingredienti c'è primo posto acqua e poi latte di cocco. Sì, esatto. Quindi non è solo però latte non di ha cocco. Zuccheri aggiunti, zuccheri cosa aggiunti. Importante, a differenza degli altri, ci sono stesso marchio, se non erro a nocciole e a mandorla, che hanno zuccheri aggiunti. Sì, che quindi noi non li compriamo, prendiamo solo questo qua. E vi voglio dire questa cosa a dimostrazione del fatto che è leggero, che questo qua ha soltanto 20 calorie per 100 ml, cioè praticamente è quasi come l'acqua, cioè è pochissimo calorico. Ecco perché quel frullato era proprio light, vi dissi che era light e leggerissimo, è molto buono, bevetelo freddo questo, buonissimo, è ragazze. Buonissimo, ha un sapore leggero di cocco, è molto un po' dolce, buono. Un po' dolce. Cambiamo, lenticchie ragazze, vai. Queste sono buonissime, io non adoro molto le lenticchie, però queste rosse decorticate sono ottime. A lei piacciono molto. Sì, perché sono più leggeri, più digeribili, a me piacciono un sacco. Queste sono la marca Ocean, sempre biologiche. Secondo però. Me tu ti fai influenzare anche dal colore. Sì, perché quelle sono più carine, più allegre. Quando vedi quelle lenticchie nere, come sono brutte. Comunque queste qua sì, sono molto buone, sono, è vero, più leggere, quindi se magari lenticchie e legumi fanno venire mal di pancia, queste sono meglio, sono molto ricche di proteine. Sì. E ricordate che i legumi, anche le lenticchie, si possono mangiare anche d'estate, perché si possono fare comunque delle zuppe fredde, sì, sì. Ma anche in insalata, ad esempio ho fatto un'insalata di couscous con le lenticchie fredda, mettete in frigo, è buonissima. Casomai faccio qualche ricetta sul mio secondo canale, è veramente buona buona. Queste qua che sono le fette biscottate nostre preferite, che le abbiamo messe anche nel video che abbiamo fatto sulle fette biscottate senza olio di palma, ricordate, sul secondo canale. E appunto vi abbiamo detto che queste qua sono praticamente con farina di farro e farina integrale e hanno soltanto olio di girasole, quindi non hanno olio di palma, cosa difficilissima da trovare praticamente, sì. Nelle fette biscottate senza olio di palma è un'impresa impossibile. Queste sono buone e poi sono molto molto leggere. Queste non si trovano solo all'Ocean, anche in altri supermercati. No, Vivo Bio è una marca biologica che si trova in vari ipermercati, tra cui l'Ocean, e queste qua sono le nostre preferite in assoluto, sì. Perché hanno anche un po' di farina integrale e di farro. Infatti sono croccantissime. Sì, sono croccantissime, poi hanno molte fibre, quindi fanno molto molto bene, sempre il solito discorso. E hanno anche abbastanza proteine, quindi sono veramente ottime. Poi sono super croccante. Andate a vedere il video delle fette biscottate dove facciamo anche una merenda, è vero? Sì, la merenda light. Con le fette biscottate, ragazzi. Super super buone. Abbiamo comprato questi, sono dei fiocchi di camut soffiato. Sì, ci sono comunque anche ci sono di anche farro, di farro, sì. Di riso, un sacco di tipi. Questi sono proprio buoni. Io li metto nel latte, praticamente sì. Riempio proprio il bicchiere di questi fiocchi. Latte freddo, sì. Magari con questo, sì. Qua o quello latte di soia. Ci metti questo, sarà una bella colazione. Sì, perché croccanti. Restano croccanti nel latte. Sono buoni, veramente. Sì, sono buoni, ragazzi, mi piacciono. Una cosa importante, questo qua. Non c'è zucchero, ovviamente, sì, anche infatti, in questi praticamente qua. È fiocco di camut puro, e senza basta. Zucchero aggiunto, è super croccante e buonissimo. Sì. Provatelo, con questo si possono sì. Fare anche tante ricette, però anche così nel latte freddo. Buone. È super buono. Abbiamo preso questa qua, ti ricordi che nel videovlog ah, tu l'hai sì, vista? Sì, sì, l'ho vista io. Ma prendiamolo, marchio Ocean. Non è bio, però costava poco, quindi l'abbiamo presa. È una tisana dopo pasto a base di finocchio, liquirizia e melissa, quindi digestiva e sgonfiante per la pancia, quindi abbiamo detto dai, prendiamola. E poi è buono, il finocchio con la menta e la liquirizia, fa un bel sapore. L'abbiamo già assaggiata questa, sì, ed sì, è buona, perché è dolce, è non dolce, è perché erbosa. Perché il finocchio rende il tutto molto dolce, molto delicata, è buona. E poi abbiamo preso anche questa qua, anche questa è buona. È questa, nuova questa però, sì. Cioè questa non è no, è, io penso che non è la prima volta che la vedo, perché io trovavo anche sempre quella là, silhouette, vi ricordate? E dopo pasto che sono quella silhouette da anni, che io ve lo dico, ed è buonissima, mia preferita. Ho deciso di prendere questa qua depuratrice, sempre marchio Arbe, che praticamente è biologica. E dentro c'ha anche questa melissa, finocchio, poi c'ha la menta, gramigna, timo, rosmarino, malva, insomma, arance, ortica. È super detox questa qua, molto spesso vendono certe tè, certe cose americane, costosissime, sì. Detox. Cioè questa qua, tipo €1, €2. C'è un sacco di... Ed è naturale, bio, ed è molto molto meglio. Ho comprato le uova, okay. Non possono mancare, non la spesa possono delle mancare. Uova.
perché comunque sapete che è un alimento molto proteico. Molto proteico, noi siamo spesso, queste sono biologiche. Ovviamente biologiche, è molto molto meglio prenderle biologiche, quindi se non siete vegani preferibile prendere biologiche, poi non costano neanche tanto. No, non costano molto, sì. Quindi noi perciò le compriamo, infatti ne ho comprato più di un pacco, a dir la verità, per risparmiare. Poi abbiamo preso questa qua, fior di frutta. Questa anche c'è un'altra storia su questa qua, perché noi dobbiamo sempre combattere i pregiudizi delle persone che magari sono un poco titubanti, però insomma io lo comprendo, sta sì, cosa. È una novità, sono si è abituati alla marmellata. Esatto, quindi quando io ho detto questa qua è senza zucchero ed è molto leggera, insomma le persone mi hanno detto ma come, la marmellata, no? No? Comunque è molto zucchero, se invece no ragazzi, che questa in effetti non è marmellata, questa si chiama fior di frutta ed è un prodotto biologico veramente ottimo perché è fatto esclusivamente con la frutta, marca Rigoni di Asiago, che è una marca ottima che noi compriamo appunto all'Ocean ma anche alla Coop in altri suoi mercati. E praticamente la cosa bella è che contiene soltanto frutta negli ingredienti. Questa è l'albicocca. Sì, noi abbiamo usato quella è fragola, giusto? Fragola e fragolini, sì, di bosco. E la Cheesecake Light. Che facciamo i video sul secondo canale della Cheesecake, buonissima. E adesso abbiamo deciso di prendere questa qua all'albicocca. Contiene albicocca, succo di mela e la pectina, che è il gelificante. Stoppo negli ingredienti. Biologico, senza glutine, non senza ha zucchero. Non ha zucchero, cioè ha solo lo zucchero della frutta. È frutta, ragazzi. Cioè, polpa di frutta, vi posso assicurare, è molto meglio della marmellata perché ha un sapore più naturale, senza troppi zuccheri. È intenso, quindi, io sento il sapore della frutta. Sulle fette biscottate, da mangiare sul pane, oppure nello yogurt, per dolcificare uno yogurt naturalmente, in modo molto leggero e sano, quindi veramente buona buona buona. Sono degli spaghetti biologici della marca Ocean. Questi c'erano anche integrali, sì. Però noi li abbiamo voluti prendere questi qua normali, insomma trafilatura a bronzo. Devo dire che sono buoni, sì. Io ho fatto il video cosa mangio in un giorno, il secondo video sul secondo canale che ho fatto con la pasta. Devo dire che sono buoni, là li ho mostrati, però l'unica cosa che se posso dire è che non tengono tanto la cottura, è vero? Sì. Infatti si sono un pochino... Non erano al dente. Un pochino spezzettati, insomma questa cosa. Perché la pasta integrale comunque è più al dente. Noi siamo abituati alla pasta integrale che mantiene la cottura, sì, è bella, più sempre saporita. Dura. Sì, sì, però insomma non male, non male. Comunque c'erano anche altri tipi, non solo spaghetti. Magari prendendo una pasta corta. Poi abbiamo preso anche questi qua. Allora, queste cose qua noi le prendiamo sempre in scatole perché sono biologici e costano poco. Marchio sempre Ocean. I ceci le biologici, lenticchie. Le lenticchie, pomodori, ma ci sono qualsiasi tipo di legume. Ovviamente noi preferiamo quelli secchi che poi tu devi ammollare, devi fare. Però sapete, per il solito discorso che magari vai di fretta, questi qua sono buoni buoni, anche di sapore sono ottimi. Quindi questo è tutto ragazzi, vi diamo appuntamento al prossimo video, sempre con i prodotti Ocean. Vi faremo vedere un sacco di prodotti della nostra altre cose, spesa. Perché ce ne sono tanti. Vi mandiamo un bacio grande, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale e mandiamo un bacio. Ciao!